be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Beh a tutti ragazzi, bentornati quest'oggi con il secondo episodio di Mafia 3. Ci eravamo interrotti nella palude e infatti siamo nella palude perché in realtà sono passati tipo 3 minuti di numero dall'episodio prima a questo. Anche se l'episodio primo è uscito ieri, però non importa. Ci portiamo un po' avanti con le missioni, poi ovviamente non è che tutti i video di Mafia 3 saranno tutti sulle missioni. Ci saranno altri video dove andiamo in giro, spacchiamo tutto, appena capiamo com'è la dinamica del gioco, bene, sarà poi una figata. Insomma, poi mi scrivete nei commenti cosa volete vedere eccetera e ci ragioniamo assieme. Comunque, eravamo rimasti qua nella palude che dovevamo andare a prendere gli haitiani. Se parte! Vuoi davvero che vada così? L'ultima cosa che si aspettano già è un attacco dall'acqua. Torna indietro fino alla strada e resta in macchina. Ci vediamo lì appena ho finito. Spero tu sappia quello che fai. Credimi, Alice. Presto ci lasceremo. Stiamo già andando ad ammazzare. Ma c'è, ma che cazzo, non mi devo buttare in acqua? Sì, 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 ci siamo. Cazzo, ti ammazzo, fratello. Dai, spunta, spunta fuori. Minchia. Merda, ci cerchiano proprio. Cazzo, non è più mica come una volta. Ok. Questo è vivo. Oh! Oh, succhiami! E là, è là. Minchia, raga, abbiamo preso. Boom! Ma dai. No, le munizioni, raga. È un cazzo di casino. Non vago. Stiamo entrando nel vivo dell'azione, raga. Vaffanculo. Facevi meglio ad ammazzarmi quando ne avevi l'occasione, coglione. Ma non devo ammazzarlo. Fanculo. Avete sbagliato ad attaccare Lollow. È gestito da un traditore, sì. Un codardo! Un traditore! I neri non dovrebbero obbedire ai bianchi! Quell'uomo mi ha accolto quando non avevo un posto dove andare! Tu non sei certo meglio di lui! Oh mio Dio! Tu
che te cascion! Maiale del cazzo che tu sia maledetto! Ma che cazzo? Da dove è uscita questa? Stare calma! Mi teneva là dentro! Rinchiusa là dentro! Giorno e notte! Mi picchiava! Abusava di me! Tu! Ti maledico! Figlio di puttana tua e tutta la tua dannata famiglia! È morto! È morto! Non può più farti del male! È finita! Finita? Finita! Tutto questo non finirà mai! Pacium! Pacium! Hai piani del cazzo! Siete tutti pronti? Il ragazzo di sesso! Brucia, bastardo! Lo becco dritto in testa! Non più munizioni! Approfittiamo! No! Cioè io ho preso... Merda, prendete quello stronzo. Cazzo. Delle volte raga bisogna agire d'istinto e correre via. Minchia, ho provato il fratello giusto. Era ora, cazzo. Beccatevi questo, stronzi! Devo sempre venire io a toglierti dalla merda? Tutto intero? Sì, com'è andata con Baka? Abbiamo trovato un accordo. Tornerà tutto come prima. Ma minchia! Stai graffiando la verniciatura! Scusa. Ma che cazzo, anche te. Oh! Ehi, attenzione! Ma dai, non può morire con una spinta. Minchia, raga, comunque tenere queste cuffie qua che pesano veramente tantissimo, il cappellino. Altri, chiamiamoli haitiani. Mortale. Minchia. Se c'era qualcuno che lo stava attaccando, c'era qualcun altro che lo cacciava nei guai. Non sarebbe mai finita. Ed è così che Lincoln cominciò a lavorare con Salmarcano. Avevi ragione sugli haitiani, erano in quella vecchia salina. Non ci daranno più fastidio. È stato un errore mandarti laggiù. Dovrei occuparmi io dei miei affari. Non è diverso da quello che facevo prima di andarmene. Probabilmente non lo sai. Ma ogni sera, alla TV, dopo il telegiornale, mostravano i nomi di tutti i ragazzi uccisi laggiù in Vietnam. Me ne stavo seduto a cenare in cucina e guardavo la lista che scorreva chiedendomi se quel giorno avrei visto il tuo nome. Ma non l'hai visto. Non mi è successo niente. Anche la fortuna ha un limite, figliolo. Prima o poi ti capita di restare senza. Ma tutti ci vogliono morti qua. Tutti ci vogliono morti. Cosa vogliamo fare con Marcano?
Gli daremo i suoi soldi in un modo o nell'altro. La lotteria sarà abbastanza? La lotteria? No. Massal l'ha chiamato poco fa. Vuole che vi incontriate al country club. Dice di aver trovato un modo per sistemare le cose. Gli unici neri che entrano sono servitori. Che gli piaccia o meno, non diranno di no a Sal Marcano. Se dice che ti faranno entrare, ti faranno entrare. Bene. Ho sempre voluto vedere l'interno di quel posto. Devi fare qualunque cosa Sal chieda, ok? Per il bene di tutti noi. Sì, signore. Cosa ne pensate di questo gioco, seriamente? Oh, minchia, no! Metti lì, spacchiamo il tettuccio, ma... Siamo arrivati quasi, raga. Cosa cazzo guidi fin qua? Gli inservienti passano dal retro. Sono qui per vedere il signor Marcano. Sono Lincoln Clay. Proprio così? Non ci credo. Non portati bene là dentro, o saranno dolori. Hai capito? Parcheggia sul lato. Lincoln Clay! Cristo, ma guardati! Scommetto che quei musigialli si cacavano addosso quando ti vedevano arrivare. Quanto tempo, Georgie? Ah, ne è passato un casino. Credo che l'ultima volta che ti ho visto fosse quella notte nel distretto francese, prima che partissi. Diamine, ci siamo divertiti. Oh, ricordo che io ed Alice scappavamo dai piedi piatti e che Danny finì in cella con la sbornia. Gli ho pagato la cauzione. E poi ne è valsa la pena per pestare a sangue quegli stronzi bianchi. E certo. Ragazzi... Sammy dice che il signor Marcano vuole vedermi. Signor Marcano? Merda! Lo fai sembrare un dannato avvocato. Puoi chiamarlo Sal. Andiamo, è sul retro. Avrei dovuto vestirmi meglio. Se uno di questi sfigati ha un problema con i tuoi vestiti, possono parlarne col mio vecchio. Gli dirà di baciargli il culo. Ecco a che serve avere così tanti soldi. Remy, è sempre un piacere. Olivia, mi spiace interromperti, c'è qualcuno che devo vedere. Altri due bicchieri. Però anche io vorrei cambiarmi, raga, onestamente. È bello rivederti. Questo è Vito Scaletta. È la persona di cui ti ho parlato. Su, Lincoln, siedi. Sei stato in Vietnam, eh? Sì, signore. Sal dice che ti sei guadagnato qualche medaglia. Mi trovavo con dei bravi soldati. Non avrei combinato niente senza di loro. Esercito, Marines? Esercito all'inizio. Poi sono stato reclutato dal 5º SFG. Forze speciali? Te l'avevo detto che era speciale. Non che la situazione debba precipitare, ma se succede, cazzo, non vuoi un uomo del genere dalla tua parte? Beh, se garantisci tu per lui, Sal, a me basta e avanza. Senti, devo occuparmi di un paio di cose. Grazie per il drink. No, dai, dobbiamo cambiarci. Non possiamo andare in giro così adesso che siamo nella family. Cristo, che stronzo che è quello. Fottuto opportunista. Due volte all'anno i federali tolgono dalla circolazione i vecchi soldi e li distruggono. Nel corso dei prossimi giorni, quei soldi verranno consegnati alla Federal Reserve. Ah! E voi attaccherete una delle spedizioni. No, no, signore! Sfrutteremo l'occasione per accedere al loro cavolo. Per poi rubare tutto quello che troviamo. Ci saranno 6-7 milioni là dentro. Facile! È piuttosto audace come piano. È l'occasione della vita, cazzo! Ecco cos'è! Vito copre gran parte dei costi di questo lavoro e ci ha procurato la combinazione del cavo. Hai già rivisto Danny? No, non ancora.
Lo farai. Abbiamo tirato dentro anche lui e il suo vecchio e gli servirà il tuo aiuto. Vai a trovarli. Non hanno cambiato casa. Dobbiamo parlare anche di un'altra cosa. Immagino che tu sappia dei problemi che ha Sammy in questo periodo. Ho già pensato agli haitiani. Quando si calmeranno le acque, i soldi ricominceranno a entrare. Ecco, è questa cosa qui, è questo che mi piace. Non sei rimasto con le mani in mano. Hai visto che c'era un problema e sei andato a occupartene. Porca puttana, preferisco un atteggiamento simile ai soldi, in ogni caso. Facciamo il nostro dovere, l'abbiamo sempre fatto. Diavolo, figliolo, lo so. Non mi aspetterei nient'altro. Ma sai, anche quando saremo a posto, tu ti ritroverai ancora bighellonare nel buco del culo della città. Non mi sembra un grande futuro. Ma forse c'è un altro modo per crescere, mi spiego? Per tutti noi. Che cosa hai in mente? Sappi che non voglio offendere nessuno dicendo questo. Sammy è un grand'uomo, ma non diventa certo più giovane. E sto pensando che sia il momento di cambiare. Ma non credo che Alice sia pronto per questo tipo di... Non sto parlando di Alice. Sto parlando di te! Cosa? Siamo pronti! Non posso farlo. Che cazzo dici? Ascolta, se ti preoccupi per Sammy, non devi farlo, capisci? È sempre stato in buona fede con me e col lavoro di cui stiamo parlando ricaverà abbastanza da poter andare in pensione. Mi ha accolto quando non avevo un posto dove andare. Mi ha trattato come un figlio. Mi scusi, signor Marcano, ma non posso fargli questo. Merda, figliolo. Mentirei se ti dicessi che non sono deluso neanche un po'. Ma ti capisco. Sei leale. Che è una cosa molto rara di questi tempi. Volete ancora che vi aiuti quella faccenda di cui parlavamo? Certo che sì, cazzo! E alla fine di tutto quanto sarete tutti più che impari con me, alla mia parola. Che cosa volete sentire? Che rapivamo e torturavamo chiunque fosse sospettato di lavorare con i Vietcong? Sto cercando di appurare l'addestramento di sera. L'addestramento che Lincoln Clay ricevette durante la sua permanenza in Vietnam. Non c'è bisogno di addestrare uno del genere. Lo punti nella direzione giusta e poi ti levi dalle palle. No! Ho saltato il dialogo, no! Cazzo, ho sbagliato tasto. Lole! Diventiamo milionari! Giù la roba! In fretta! Volete darmi una mano? Ma chi è che spara? Non capisco! Dove stanno sparando? Ok, abbiamo finito le munizioni dell'arma più potente. Merda! Tun tun turu. Porca troia, le munizioni. Vuoi darmi una mano? Culo! È qui, cazzo, qui! Datemi! Pieno di soldi, prendiamoli tutti, scusate. Oddio, levamelo di dosso, Alice! Ci sto provando! Danny ha la gamba bloccata, aiutami! Nessuno sa davvero perché Sal Marcano si rivoltò contro Thomas Burke, ma gli tolse Point Verdun e decise di metterci un sicario di nome Roman il macellaio Barbieri, che subito frantumò una gamba a Burke. E Danny Burke partecipò alla rapina. Voglio dire, era un meccanico, non aveva mai fatto niente del genere, ma Thomas Burke insistette. Immaginava che se la rapina fosse andata bene, Sal l'avrebbe perdonato ridandogli Point Verdun. Bene, ragazzo, mentre questo filmato va avanti, volevo dirvi, spero vi sia piaciuto questo secondo episodio. Vado a prepararmi la cena perché sono ufficialmente le ore 8:07.
cazzo, amico, un vero piacere. Sempre forti, sempre carichi tutti. Vi si ama e continueremo la storia prossimamente. Organizzato, ci saranno tutte le ragazze, via. Grazie della visione, grazie di essere stati con me. Perché non possiamo. Vi voglio bene. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, un commento qua sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate di sciotti di questa serie. Alla prossima. La sua auto è una bestia. Ci ho messo un 358 truccato prima che partisse. Non è l'unica cosa che ci hai messo. Forse dovresti raccontargli che te la facevi prestare da Alice e ci portavi le ragazze a fare un giro. Ehi, io che c'entro? Hai scopato nella mia macchina. Ehi, non ti scaldare, ero sempre ben protetto. C'è già un bastardo nella mia vita, non me ne serve un altro. Sai che ti dico, la devi pulire e non solo il sedile posteriore, ogni centimetro quadrato. Non ho voglia di andare in giro nella tua roba. Ehi, e tu, bello, gli darai una mano, ok? Col cavolo, io mica scopavo. E qual è la novità? Cristo santo, voi buffoni avete le stesse probabilità di farcela di quelle che ho io di vincere un decathlon. Va bene, pa, abbiamo capito. Danny e Alice, voi userete il trapano per fare un buco sul fondo del cavò. Tu e Georgie sarete all'interno. Dovete buttare i soldi di sotto e poi levarvi dalle palle. Quel dannato trapano non sarà facile da spostare. Servirà una barca per passare dai canali e portarlo in posizione. Io ed Ellie spenseremo alla barca. Il padre di Georgie ha corrotto una guardia della riserva e vi darà il suo campo. Preparatevi a pulirla, simpaticoni. Io non pulisco un cazzo. Ah, sì, che la pulirai.